competitore meno distante. Intanto attacca Brindisi e va a schiacciare con prepotenza in maniera spettacolare Ahmad Baye, che brucia gli avversari. Un paio di fischi hanno lasciato un po' a desiderare, e questo è uno dei 7 secondi. Scott, l'uscita di Goss, giusto legato, attentissimo McGee, poi il fallo delle mani di Baye che va in controtempo. Per un pick and roll con Scott, subito scattano le rotazioni difensive. Agbelese trova un varco da linea di fondo, tutto facile per Agbelese, che mette a segno i primi due punti del match. 4 punti di Brindisi, 2 di Venezia, pressione tutto campo. Goss e Murray in prima linea, arriva Scott a recuperare un pallone, c'è Murray, un palleggio dai 6.75, la prima anticipa il Jim, può partire il contropiede Reierino. Bramos va a perdere il pallone, lo recupera Murray. Si riparte dall'altra parte con contropiede di Brindisi. Murr vede l'arrivo di Goss dalla posizione di guardia. La parabola di Figo. 15 secondi da giocare nel primo quarto. McGee prova a sfruttare il blocco e canestro. Falto facilissimo di Duna Scott. Scott fino in fondo. Duna Scott va fino in fondo. Arriva poi Pause dei voli per disturbare la rimessa. 37-33. Lanciato per il contropiede, ormai è schierata la difesa Reierina, poi Carter, arriva il rimorchio, meglio strategiche del nostro editore meno distante. Intanto attacca Brindisi e va a schiacciare con prepotenza in maniera spettacolare Ahmad Baye, che brucia. Higgins vuole il pick and roll con Higgins, lo show passando. Scusate, era lo split passando 3-2. Ribaltamento dove c'è Baye, carica dei 6.75. Ahmad Baye, prima la schiacciata, poi la tripla e le doppie cifre. Lo abbiamo provocato, Francesco, dalla nostra postazione. Giocatore ripristino, Hens, la sospensione, la tripla. 52-45 la formazione lagunare. Ottimo inizio della frazione, e Goss va a strappare il pallone che poi deposita a canestro Ahmad Baye, inevitabilmente. Il terzo quarto dietro alla linea dei 3 punti prova Egim l'errore, il tocco di Hoffner regala un altro possesso all'attacco Oro Granata, che finisce subito con la tripla di Heinz. 54-50, in pochissimo tempo si rifà sotto la formazione lagunare dal mio punto di vista. A zona Venezia, Goss lasciato libero, punisce ancora, cambia lato, non cambia però la soluzione di Goss, che realizza la sua doppia cifra, undicesimo punto, 5-7, 5-2, 2 minuti 55 secondi, recupera Goss, Goss contro Heinz, va in contropiede, semplice per Goss, di sottomano. È il protagonista del momento, del match, con le sue... McGee vuole la penetrazione centrale, grande esplosività nelle gambe del numero 25 della Reier Venezia. Grande esplosività, ma lì ci stava tutto un aiuto difensivo. Di conferenza stampa, attacca Lenner proprio con Duna Scott, con 15 secondi a disposizione, prova la soluzione della distanza, il rimbalzo di Robert Carter e arrivano 2 punti da sotto per lui. 45 secondi alla fine del terzo quarto, Maffezzoni si alza dalla panchina e chiama Ahmad Baye. C'è il canestro di 12 secondi tra i due cronometri, quello più importante è quello dei 24, che dice 5 secondi, prova Mesicek, Blas, Mesicek, il pazzo a Fuggiano, cosa diventa il più alto con questa tripla. Dall'altra parte lo staff tecnico aveva da comunicare alcuni accorgimenti tattici, pronto a rientrare, ma c'è Brindisi. Dall'altra parte Baye, come diventa il saluto facile, i fischi del pala pentassuglia. Heinz giù sulle gambe, Scott l'aiuta e recupero, rischia Brindisi, manda a terra l'errore, ne approfitta Egin, passi in partenza anche questi, non vengono visti, la tripla di Tyrus McGee, le posizione spada a canestro, Moore batte in velocità l'avversario, lo scarico per Baye che ha lasciato libero la posizione di guardia. McGee, il taglio di Heinz, McGee in penetrazione, lo scarico per il tiro dai 6.75. Il taglio centrale, se ne accorge Agbelese, McGee per Bramos, la tripla di Bramos. Goss vede il compagno, lo scarico per Baye, la finta di tiro, poi la partenza, compagnia aerea, che va fin su contro la penetrazione.
scarico per Hayes che va a depositare nel canestro avversario. 7 secondi Scott, l'uscita di Goss, giù sulle gambe attentissimo McGee, poi il palo nelle mani di Mbaye che va in controtempo. Ci sono 21 secondi, Goss dai 3 punti, l'errore, il rimbalzo di Carter, ancora fuori per Goss, palla per Carter dai 6.75 e la chiude di Hayes in palleggio, il ribaltamento dove c'è Vigiano dalla via di fondo, lo scarico, la stoppata e poi recupera lo stesso Huggins e va a mettere dentro. Riparte Venezia con Hayes, centrale Hayes, la tripla di questo giocatore. Ancora Huggins, il blocco, la sospensione e il canestro da due di Hayes che mette a segno il 24esimo personale. Goss prova a passare 3-2. In penetrazione, poi va a schiacciare Higgins. Mbaye non riesce, il consegnato lo toglie, il pallone Goss lanciato in contropiede, Goss va a depositare 9-6 9-9, la punta all'avversario. Mbaye, step back di Amat Mbaye e il suo canestro. Amat Mbaye, 29 punti. Piano a non sgomitare Hayes, lo scarico per Ramos, poi Res, dai 3 punti di tabella, Thomas Res, Moore per Mbaye, un palleggio, prova dai 6.75, la tripla di Mbaye, 101-104, pallone recuperato da Goss, lo scarico per Carter, 104-106, però prova la conclusione, e il pallone si pianta tra tabellone e ferro, la freccia indica il possesso di Brindisi. Pallone consegnato, l'alley-oop, la palla cade nelle mani di Arvelese, finisce il match, Leiner Brindisi 106, Reyer Venezia 108, una partita che Hayes ha tentato di vincere con l'aiuto poi del resto dei compagni, sfortunata Brindisi in un paio di circostanze. Fortunata soprattutto perché nel momento migliore di Brindisi un paio di funzionato la partita esagita con gli anni, alla fine Brindisi ha perso un po' di liquidità, ma Venezia, ricordiamo, senza 3 giocatori importanti è riuscito 1 contro 1, palloni persi, e dall'altra parte non si può dire nulla di Reyer che non ha rubato, probabilmente qualche fischio ha condizionato l'andamento del match, ma contro un Hayes che ha segnato 29 punti e contro un Egy Magins che hanno fatto la voce grossa di sotto non più di nulla.